Della nostra testata giornalistica che torniamo a dedicare al mondo professionistico, comunque dei campionati nazionali, dopo alcune settimane in cui ci siamo dedicati più ai campionati regionali, anche perché insomma i campionati regionali, diciamo, con le squadre regionali e i campionati nazionali erano volti diciamo al termine. Oggi torniamo un po' ad approfondire i temi, lo faccio con grande piacere perché vicino a me ho il coach dell'Intervolley Foligno, Antonio Scappaticcio. Ciao Antonio. Buonasera, buonasera a tutti. Ben trovato. Mi sono sempre divertito a portare dei personaggi, oltre che dei bravissimi allenatori, dei personaggi. Ho avuto insomma diversi tecnici anche a livello regionale, Roberto Scaccia, Fabrizio Pecciucu, Guido Marani, lo stesso Roberto Farinelli, tanti sono passati per questi. E oggi ho avuto la sensazione, e te ci conosciamo per la prima volta, di avere un altro personaggio, perché oltre che essere un grandissimo appassionato di musica, questa che ho trovato subito di motivi e di interesse comune, ho la sensazione insomma di avere un personaggio da pallavolo. Tu vieni dalla campagna, sì. Alleni a Foligno. Ci alleno a Foligno. Come mai in questo campagna Foligno? Come è nato? No, questa cosa è nata, allora io ho avuto il piacere di lavorare per Sirce, per Gino Sirce, alla Sir per 4 anni. E questo è stato l'esordio mio in Umbria. Poi dopo Foligno mi ha fatto una proposta secondo me interessante, perché era una società che voleva ricominciare da zero, e da lì è nata questa possibilità di allenare come io intendo l'allenamento, cioè dedicarsi completamente ai giocatori. È naturale, come mi ha insegnato un mio vecchio presidente che forse ho nominato prima, e la squadra invisibile che fa il visibile, cioè le società devono essere importanti dall'apice, cioè noi non facciamo altro che mettere in atto quello che vogliono i presidenti e i dirigenti, perché gli obiettivi li decide la società, i giocatori li mettono in atto insieme all'allenatore. E quindi, come disse un giorno Gesù Sirci, anche Giulio II bisogna nominare per Michelangelo, perché è stato l'ha commissionato Giulio II, nessuno ne parla. Quindi ecco perché credo che Foligno è nata, perché mi permettevano di allenare tutti i giorni, nei giorni in cui non si andava a scuola, la mattina ci si allenava, e quindi è stata una società che poi ha iniziato con i giovani, abbiamo fatto per 3 anni l'Under 23, facendo pochissimi punti, come è normale che sia, in uno sport secondo me deputato più ai ragazzi adulti, però devono iniziare i giovani, e poi si è fatto da 2 anni a questa parte il percorso con adulti, culminato quest'anno nel miglior campionato di questa breve storia di questa nuova società, dove ci siamo fatti valere in Serie B e dando la possibilità ai ragazzi giovani di tagliarsi uno spazio importante. Avevamo una squadra più giovane, 20 anni di media, e quindi sesti, ecco, in classifica, sesti in classifica, secondi come squadra di Umbria, sì. Per lungo tempo, no? Anche i quartieri ancora più della classifica, 8-3-0, sì. Insomma, numeri davvero importanti, i numeri che contraddistinguono un po' il tuo lavoro, cioè tu sei un po' etichettato come allenatore dei numeri. Sì. Come mai? È una passione? Allora, è una io credo questo, i numeri sono freddi di per sé, vanno interpretati. Io faccio un esempio sempre in questo modo con i miei giocatori: i numeri sono come il bikini, è interessante, però quello che c'è sotto è molto più interessante. E allora io credo che i numeri servono ad insegnare meglio ai giocatori, perché io so che un mio giocatore o una mia fase di gioco ha delle problematiche con delle percentuali basse, io con i giocatori insieme lavoriamo per farli migliorare, perché sono tangibili. Poi è naturale che le emozioni che danno determinate cose non sono enumerabili. Ecco perché a me piace molto far capire ai giocatori che abbiamo un riscontro come modello di prestazione. Tu mi hai chiesto prima la Serie B. La Serie B quest'anno è stato un campionato, almeno nel nostro girone, di altissimo livello.
Noi siamo riusciti a fare quasi 16 punti per set, normalmente a 16,70 si vince, ma Fano faceva 17 punti per set. Questo per darti un piccolo esempio di come tu lavori per cercare di portare i giocatori. È naturale che non possiamo parlarne a tutti, altrimenti si svilisce anche la magia di questo sport, perché se si ragiona solo per numeri non va bene. Assolutamente. Mi ricordi, adesso questo è un parallelismo che faccio spesso anche col mondo del calcio, non so se nelle tue passioni, mi ricordo insomma di questo parlavo spesso con Maurizio Sarri, che ho avuto l'onore di conoscere quando lavoravo a Perugia, come ha detto Stampa, e mi ricordo che lui all'epoca nel campionato in Lega Pro, dove ancora non è che emergeva una grandissima professionalità, quanti giocatori analizzava numeri, cose del genere, quindi evidentemente Sarri è arrivato all'allenare in Chelsea, vicino alla Juventus. Stasera gioco. No, io penso che si debba imparare da tutto e da tutti. Hai un maestro? Velasco. Velasco, perché per noi che veniamo da quell'epoca, la generazione dei fenomeni, questo allenatore che aveva questa anche parlantina esotica, ci ha fatto capire che molte volte prima del giocatore viene l'uomo. E questo fa sì che noi siamo un po' più sensibili verso alcune caratteristiche di ragazzi che forse tecnicamente non sono eccelsi, ma che in palestra danno l'anima. E quindi Velasco ci ha fatto capire, cioè, almeno io ho capito questo, che lui è una persona che valuta prima l'uomo, poi l'atleta, e credo che questo vada fatto in generale anche nella vita. Perché come dici tu, spesso l'uomo riesce a colmare il gap con la natura. Sì, con l'applicazione, la costanza. Da dove invece c'è la natura, spesso magari non c'è il carattere, manca quella che viene definita la testa, no? Per riuscire a ottenere certi risultati. Dicevamo di questo campionato di Serie B, una parentesi che con te vorrei aprire. Questo campionato di Serie B, che io lo vedo da giornalista, da operatore della comunicazione, rischia sempre, almeno nella nostra regione, di rimanere un pochino in secondo piano, perché qui emerge chiaramente molto interesse nel mondo della pallavolo femminile a tutti i livelli, e poi la questione maschile è riservata prettamente a due società, cioè la SIR e la Monini. Avete anche quella percezione di essere un po' trascurati? Cioè, comunque lì si misurano delle eccellenze, cioè emergono dei ragazzi, cioè gli ipotetici giocatori di Serie A della nostra regione e delle altre regioni, alla fine la palestra la fanno lì. Come no? Difatti io nella finale scudetto, in campo c'era Cantagalli che ha fatto campionato di Serie B, ci siamo scontrati almeno per 4 anni consecutivi, e Francesco Recine, che è il figlio di Stefano, adesso convocato in nazionale, ha fatto 4 anni in Serie B. Tutti i bravi giocatori sono passati attraverso quella palestra, perché credo, e no, io sono contro i limiti di età, perché il giovane che lavora con l'adulto impara tanto. Però le società lungimiranti fanno sì che i giocatori più interessanti facciano questo campionato, confrontandosi anche con atleti. Oramai quest'anno noi avevamo nel nostro girone Pinito, Lorito, Fano, tutte società che hanno fatto la 1 o la 2 minimo, con grandi risultati. Quindi per noi piccola società confrontarci e organizzare una trasferta a Bari, dove tutto procede per il meglio, si va a giocare in tempo, si torna bene, già è una grande conquista, indipendentemente dal campo, perché per una piccola società organizzare la tappa, dove mangiare, arrivare in orario, il pullman, i due autisti, per noi partivamo in giornata, perché non siamo una società ricchissima, però questo rappresenta un modello di confronto. Purtroppo la pallavolo maschile, i numeri sono impietosi sotto questo aspetto, è lo sport più praticato dopo il calcio, però il femminile ci batte per 3-1 come proporzione. Ma la pallavolo è uno sport a reclutamento tardivo, tu puoi iniziare a farlo anche a 16 anni, 17 anni. Per cui quando io vado nelle scuole la mattina vedo che gli atleti che provengono da altri sport sono più bravi di quelli che iniziano a fare pallavolo. Perché poi qui ci sarebbe una parentesi, perché noi allenatori delle volte vogliamo incidere troppo nell'apprendimento dei ragazzi, quando invece dovremmo farci un po' da parte in certi momenti. Basta andare ad allenare, io alleno tutti i gruppi, mi diverto ad allenare i più piccoli, soprattutto dopo qualche sconfitta, quando alleno i più piccoli mi riconciliano un po' con questo sport, metti il cesso dei palloni a centrocampo, stai lì 5 minuti con la scusa di mettere le presenze, ma tu li osservi.
E capisci che tu come allenatore dovresti incidere il meno possibile. È come se tu entrassi nella stanza dei giochi dei ragazzi che hai, tu hai dei figli, sì. Se entri con loro, che gli dici? Loro dicono, papà sto a giocare a questo, se giochi pure tu se ne vanno. Perché? Perché il gioco rappresenta, perché noi parliamo di giochi sportivi, il gioco rappresenta l'ideale del ragazzino, quindi noi dobbiamo aiutarli, ma non invadere troppo il loro campo. Secondo me, però questa è una bellissima filosofia che meriterebbe ci vorrebbe tanto tempo, molto più lunghi, però questo veramente ti fa onore, perché è un po', cioè, la sensazione sempre degli adulti, di quelli che hanno, sì, diciamo, dei curriculum, dell'esperienza da valvolare, sempre di andare a incidere su quella che è la strada che uno percorre, mentre invece noi dovremmo accompagnarli. Difatti, quando noi, io lo vedo a scuola la mattina, io parlo sempre della mattina perché io come allenatore sono impegnato dalla mattina alla sera, vado nelle scuole, noi accumuliamo circa 100 ore con i vari studi di Foligno. Quest'anno ho avuto la fortuna di avere anche il mio palleggiatore che mi ha accompagnato e che mi ha sostituito in certi frangenti, il cosiddetto sguardo del cane. Quando io sono di fronte con l'insegnante e parlo a loro, loro mi guardano delle volte con lo sguardo che il cane fa quando tu gli dai un comando che lui non capisce. Che cosa facevano i nostri genitori alle scuole elementari quando non capivamo le cose? Si mettevano di fianco, cioè, ma fai così che è meglio. Quindi ho capito che noi delle volte vogliamo dedicarci a loro, ma abbiamo la prospettiva sbagliata. Dobbiamo metterci di fianco e non giudicarli, ma accompagnarli, come dicevi tu, perché tu in quel momento rappresenti la palla a volo, sei la materia che manco conoscono, e quindi devi accompagnarli. Però qui ci vorrebbero ore di registrazione. Sì, sì. Due considerazioni che, sì, voglio fare con te. La prima sulla tua società Foligno, dice, no? Società giovane, comunque, che ha investito su, sì, sì, molto, mi ha consentito di stare a Foligno per tanto tempo, ecco. Io faccio questo lavoro, ecco, e quindi non è una cosa da poco. Bravo. Nel senso, da, sì, un'altra realtà, sì. Quali sono le prospettive, cioè, cosa vi lascia questa stagione e quali sono le prospettive per la prossima, se già avete iniziato a pensare alla prossima? Questa stagione lascia è un problema o un beneficio? Vogliamo fare meglio? È un problema, perché è una società giovane. Io faccio sempre un esempio: le squadre di calcio di Serie A hanno uno sponsor. Le squadre di pallavolo di Serie A, le migliori, hanno 1000 sponsor. Quindi già questo dà lo spaccato dell'economia che c'è dietro a questo sport. E le società piccole fanno grandi sacrifici per fare meglio. Io comunque devo acquistare Sonaglia, che forse ha un ingaggio di un certo tipo, e quindi dobbiamo rifarci con i giocatori del territorio, e credo che questa sia sempre la risorsa. La finale scudetto aveva Cantagalli e Diamantini in campo a Civitanova, che sono due frutti del vivaio. Con Trento non ne parliamo nemmeno. Quindi qualcuno dice, sì, ma l'Umbria è piccola. Ma guardiamo che prima di arrivare Roma e Milano in Serie A, Roma quando c'era e vinse lo scudetto, e Milano c'è, la città più grossa che faceva pallavolo era Verona, 300.000 abitanti. Quindi questo forse è uno sport che nei posti piccoli attecchisce bene, perché non è uno sport per tutti, è uno sport per appassionati. Quindi secondo me bisogna fare capo sempre alle risorse che si hanno intorno, poi mettere la ciliegina sulla torta. Quindi Foligno, società giovane, gestita da pochi dirigenti, con molta lungimiranza, però bisogna sempre fare i conti con quello che a fine mese ti consente. Questo ti fa ulteriormente onore, perché di solito gli allenatori sono abituati a chiedere, perché poi dietro al risultato della società c'è anche l'immagine dell'allenatore, il curriculum dello stesso, quindi è sempre più facile dire, io stanno e ho fatto arrivare sesti, prossimo anno voglio migliorare, io credo, compratemi qualcuno che voglio magari provare a fare. Sì, sì, questo è, io credo sempre che l'allenatore, l'ho imparato col tempo, sia veramente uno che ha disposizione. Io non ho mai chiesto, mi sono sempre messo a disposizione, e questo fa sì che qualcuno ragioni in una maniera, secondo me, per quanto mi riguarda, giusta. Cioè, mettersi a disposizione significa risolvere i problemi, non crearli. Se io vado a chiedere, è possibile che crei un problema, e da questo problema poi ne arrivino altri. Allora, il mio campo, cerchiamo di risolvere problemi. Tu hai parlato di Maurizio Sarri. Maurizio Sarri, quando allenava, non ricordo chi ebbe un problema all'Empoli,
perse lo suo giocatore e il presidente gli disse: crea questo giocatore, ce l'hai in primavera, devi tirarlo fuori tu. Quindi è naturale che per l'eccellenza, ma perché in altre parti si riesce a portare in panchina almeno due, tre ragazzi, mentre in altre parti non si riesce? Forse in altre parti bisogna raggiungere obiettivi più velocemente, ripeto, questo è uno sport per giovani, sembra per giovani, ma non lo è, secondo me. Assolutamente, quindi questa è molto interessante. L'ultima considerazione che volevo fare con te, tu che vieni da fuori, che come hai un occhio anche un pochino più critico e più distaccato sull'Umbria. Noi in questa trasmissione più volte ci siamo domandati come possa l'Umbria, diciamo, emergere anche dal punto di vista giovanile, perché per le squadre maggiori, tu quando sei arrivato qui in questi studi mi hai detto qui a Perugia col femminile avete vinto tutto. Come con la Sirio, Coppa dei Campioni, sono passati giocatrici mondiali. C'è una squadra che adesso pur giovane, una società pur giovane che è ai livelli top, no? Come no? E della Champions, come però no? Secondo te ci manca qualcosa nel mondo giovanile e perché eventualmente? Allora, ci manca qualcosa? Secondo me dipende sempre. Tu mi hai detto che hai dei figli. Se tu hai una possibilità economica, dove li manda a studiare? Dove ci sono i migliori insegnanti? Non voglio fare, non ho detto che io sono il migliore insegnante o tu sei il migliore insegnante. Secondo me il problema è lì. È lì perché io facevo un altro lavoro prima di fare l'allenatore, o perlomeno lo facevo insieme. Poi ho scelto di fare solo l'allenatore, io facevo il veterinario. E quindi però a un certo punto mi sono chiesto se io mentre faccio una ricetta o sto facendo un piccolo intervento e penso a che cosa far fare ai ragazzi la sera, e allora forse è meglio che faccio un'altra cosa. Ho fatto questa scelta. Secondo me, senza nulla togliere agli allenatori che lavorano e poi allenano, e la guida tecnica deve migliorare. C'è maggiore professionalizzazione della... Sì, secondo me, perché l'insegnante bravo forse mi crea degli... forse, la certezza non c'è, perché siamo sempre umani, però mi crea sempre una maggiore capacità di apprendimento attraverso... questo io ti posso dire... Questa è una ricetta, secondo me, abbastanza interessante, cioè dire l'Umbria o alcune società che vanno... Però le società vogliono investire? Vogliono chiamare uno e farlo vivere in quel posto? Oppure, perché in allenatori noi a tempo pieno, 24 ore al giorno, in Umbria ne parlavamo con un altro collega, siamo due o tre, ma non è detto che siamo i più bravi, io voglio premettere questo. Però pochi rispetto a è quello che dovrebbe essere, perché io vengo dalla Campania, ma in Campania non abbiamo mai vinto lo scudetto. C'è stata in Serie A, ora è salita Ottaviani in A3, ma questa grande società, questa grande scudettata, pluriscudettata adesso, che quest'anno ha perso, però ne ha 22 mi pare uno dopo l'altro, si vanno ad abbeverare allenatori da loro? Fammi vedere oggi Bernardi come lavora, se è consentito entrare. Non lo so, però fammi vedere come lavora Barbolini, quando c'era Barbolini, Caprara. Credo che questo sia la base. Io purtroppo, questo è il periodo per me di maggiore apprendimento, perché vado ai workshop, giro l'Italia, vado a vedermi i Blingini, mi iscrivo a dei corsi di aggiornamento, ma purtroppo di allenatori umbri ne incontro pochi. Ma noi abbiamo la famiglia, andiamo in vacanza, ho capito. Però... ecco, secondo me bisognerebbe migliorare la capacità di questi allenatori di trasmettere ai propri giocatori la passione. Poi i giocatori cambieranno squadra, insegnare un metodo. E quindi secondo me questa è la ricetta utile, cioè migliorare la qualità dei tecnici. Iniziando, io per primo, però visto che io posso essere di passaggio in Umbria, però io vengo da una regione dove non abbiamo mai vinto lo scudetto e qui si è vinto al femminile, al maschile. Che risultati ha dato questa vittoria? Ha lasciato un seme? Io dall'esterno dico di no. Ebbene, questo è quello che percepiamo anche noi nella nostra posizione di commentatori, cioè nel senso che vediamo che ha qualcosa l'Umbria manca, cioè c'è una discrepanza tra quello che si ottiene, sembra quasi che siano i risultati frutto esclusivamente di una gestione societaria del momento, ma che non siano, diciamo, sostenuti da un movimento regionale, da una capacità, da un serbatoio, cioè arriva il presidente, il Gino Sirci, la situazione. Oppure Sciurpa quando fu, ora buona. Tutti quanti che mettono in tasca loro andando a selezionare il meglio e ottengono risultati, però
Questo l'Umbria, giustamente il paragone che fai tu, dici, beh, la regione della Campania che è molto più grande di l'Umbria. Ma non abbiamo mai vinto nulla. Lo scudetto, questo è un aspetto molto importante. Quindi maggiore professionalizzazione degli allenatori, sì. Allenatori possibilmente professionisti e non dopo lavoristi. Questa però le società, alcune società non possono permettersi di forza. Lo so, però magari questa può essere una ricetta. Antonio Scappatici ha detto questo, io ti ringrazio. Grazie a voi. Almeno 2-3 ore a fare lavoro perché ne trarrei sicuramente dei grandi. Grazie, vantaggi. Grazie. Ti faccio in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera in Umbria, perché insomma i personaggi come te, la nostra regione ha bisogno e Foligno ne sta assolutamente beneficiando, come sì, come tutto il bacino di Foligno, perché vai nelle scuole, sì, cerchiamo di i ragazzi che vengono ad allenarsi in palestra. Complimenti chiaramente all'Inter Volley Foligno. Abbiamo aperto oggi con Antonio Scappatici anche la nostra finestra, il nostro interesse sul campionato di Serie B maschile, che anche noi che operiamo nella comunicazione vediamo sempre un pochino diciamo, dietro le quinte rispetto a quelli che sono gli altri campionati. Lo faremo con maggiore interesse. Qualsiasi altra società, noi avremo il piacere durante l'estate di ospitare altri. Siamo partiti Antonio Scappatici perché insomma, sapete che Roberto Farinelli collabora con Volley Umbria TV per un'altra trasmissione. Confrontarmi con lui, mi ha detto di portare lui perché è un assoluto personaggio e ha avuto ancora una volta ragione. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie a voi. Per una nuova puntata ci vediamo nei prossimi giorni. Intanto correte lì Antonio Scappatici perché veramente è stata una puntata molto molto interessante. A presto. Grazie.